Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutte e tutti voi. Signore e signori, sorelle e fratelli, ultimamente, siamo nel 2011, c'è stato un racconto su video di una signorina dell'Ecuador, Angelica Zambrano, che dice che è stata messa a morte, praticamente, che era morta per 23 ore. In queste 23 ore avrebbe visto il paradiso, ma soprattutto l'inferno, e lì avrebbe visto il Papa Giovanni Paolo II. Non so se questo video è stato diffuso in Italia, ma almeno possiamo qui in lingua italiana, anche se non è la mia madrelingua. Io sono un sacerdote palestinese cattolico romano di Gerusalemme, possiamo analizzare un po' questo fenomeno. E non vogliamo giudicare la persona, perché il Signore in Matteo 7:1 ci ha avvisati di non giudicare per non essere giudicati, ma almeno parliamo dei principi. Prima di tutto, questo stesso fatto, questa procedura, diciamo, che una persona muore, risuscita, soltanto o tanto per avvisare i vivi sui rischi, sui pericoli, sui castighi dell'inferno. Probabilmente queste persone non hanno letto la Commedia Divina, la parte dell'inferno di Dante Alighieri. Ma a parte questa battuta, diciamo chiaro e tondo che questa procedura è contraria, completamente contraria alla logica, all'atteggiamento di nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo. Ecco, nella parabola del ricco senza nome, e del povero Lazzaro, qui abbiamo il testo originale in greco del Vangelo di Luca, capitolo 16, versetti 19 e seguenti. Secondo il Signore Gesù, il cui parere viene espresso da Abramo, nostro padre nella fede, dice che non occorre per niente che qualcuno risusciti dai morti per avvisare i vivi, per ammonirli sui castighi dell'inferno. In pratica, nostro padre Abramo dice letteralmente al ricco che sta soffrendo in inferno, che ha chiesto a Abramo di mandare qualcuno per avvisare i suoi fratelli e tutta la sua famiglia, dicendo: ma state attenti per non andare a finire anche voi in inferno. Dice: hanno Mosè e i profeti, e se non hanno creduto a Mosè e ai profeti, non crederanno nemmeno se uno dovesse risuscitare dai morti. Quindi lo stesso principio di una morte, risurrezione per ammonire, per avvisare, è contraria e anti-evangelica e anti-biblica e anti-cristologica. Il Signore Gesù Cristo pensa esattamente il contrario, che tale procedura è inutile, assolutamente inutile, rifiutata, respinta dallo stesso nostro Signore. Un altro errore teologico, quindi anche lì anti-evangelico e anti-biblico, è che la signorina Zambrano dà l'impressione di aver visto lo Spirito Santo incarnato in forma umana, almeno il volto dello Spirito Santo. E non c'è da nessuna parte nel Nuovo Testamento un'incarnazione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non si è mai fatto carne umana, non si è mai fatto uomo, è il Verbo che si è fatto uomo, secondo Giovanni 1:14.
al limite lo Spirito Santo si è manifestato sotto forma di colomba nel giorno del battesimo di Gesù da Giovanni Battista nel fiume Giordano. Un'altra cosa molto strana, anche, scusate la parola, che sarebbe stata crudele, dire a una mamma, tu, semplicemente, tua figlia morirà, niente meno, morirà per 23 ore. E non solo, tu assisterai, e questa mamma assisterà, come lo dirà nel suo racconto, per non dire nella sua testimonianza, assisterà alla morte di sua figlia. Vedrà sua figlia morire, vedrà sua figlia diventare come ghiaccio, diventare un vero cadavere davanti ai suoi occhi. Ma questo è divino come metodo, come modo? Questo è umano? Far assistere una mamma alla morte di sua figlia? Puoi dirle, intanto tua figlia morirà solo per 23 ore. E quindi lì si tratta di chiedere una fede, ma in un modo, diciamo, straordinario, credere che fra 23 ore, cioè 23 ore dopo, la figlia risusciterebbe. Intanto anche lì, tornando al principio, quindi già siamo nel terzo, adesso nel quarto punto, ma era necessaria una morte per una visione? Anche nell'Antico Testamento non è mai stato necessario che il profeta morisse per vedere. Isaia, visione di Isaia, figlio di Amok o di Amos, le visioni di Ezechiele, le visioni dell'Apocalisse, non c'è. Se Dio vuol rivelare qualcosa a una persona, non c'è nessun bisogno di farla morire, e meno ancora di farla morire davanti alla propria mamma di questa persona. Arriviamo adesso al quinto punto. Il quinto punto è che questa signorina dice, adesso, a prescindere dal fatto che si vede in questo fenomeno, nei vari video, no? Un passaggio poco normale dalla tristezza alla disperazione e poi a un'allegria straordinaria. Il motivo dell'allegria è che il Papa si trova in inferno. Adesso vediamo quando è saltato fuori questo racconto. È saltato fuori poche settimane dopo la beatificazione di Sua Santità Giovanni Paolo II il Grande. Ma Giovanni Paolo II è ben stato Papa per ben 26 anni. Come mai nessuno ha mai avuto una rivelazione, nessuno ha mai avvisato che questo Papa andrebbe a finire in inferno? Se non la propria Angelica Zambrano, che non era nata quando lui era diventato Papa, ma almeno o la mamma o qualcuno della sua comunità così carismatica, almeno a parer loro. Poi, insomma, sono almeno 6 anni dalla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II. 6 anni, quindi avrebbe dovuto andare subito in inferno. E come mai questo avviso e questo fenomeno, questa rivelazione viene 6 o 5 anni dopo la sua morte, anche se già da 5 anni già sarebbe stato in inferno?
si vede che chiarissimamente si tratta di una reazione anticattolica, antipapista o antipapale contro la beatificazione dello stesso pontefice. Ma vediamo un po', e qui arriviamo al sesto punto, se non al settimo, ma Giovanni Paolo II veramente, come ha detto la Sambrano, ha nascosto la verità o ha proclamato la verità? Guarda caso, una sua enciclica è Veritatis Splendoris, lo splendore della verità. Ha parlato di Gesù o no? Sì che ha parlato di Gesù, Redemptor Hominis, il salvatore degli uomini, il salvatore dell'uomo, includendo la donna naturalmente. Nessuno ha evangelizzato più di Giovanni Paolo II. Nessuno ha diffuso il Vangelo più di Giovanni Paolo II. Parliamo dei mass media, parliamo dei paesi che ha visitato, parliamo dei giovani, le giornate mondiali della gioventù. Adesso l'ultima è stata celebrata a Madrid col suo successore, Benedetto XVI. E quindi dire che il Papa ha nascosto la verità, non ha predicato la verità, basta leggere le sue encicliche, i suoi discorsi, i suoi interventi, le sue udienze pubbliche ogni mercoledì. Ha detto sin dall'inizio del suo pontificato: aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non ha detto spalancate le porte a Satana. E poi Papa Giovanni Paolo II, alias Karol Wojtyła, dalla Polonia, è stato il protagonista provvidenziale della caduta del marxismo, dell'ateismo, dopo appena una settantina d'anni, sì, dopo la sua nascita nel 1917.